Ora si registrerà la conferenza. Ok, poi passo la parola alla signora Cantatore, che ringrazio per essere qui questa sera con noi. Facciamo l'appello. Buonasera a tutti. Allora, incomincio con la Commissione Consigliare Organizzazione Finanze. Rodighiero Matteo. Non riesce a connettersi questa sera. Poi Mannati Carlo Giuseppe. Presente. Grazie. Manini Olinto. Genualdi Daniel. Si dovrebbe riconnettere fra un attimino. Aspetta, sì, allora. Sì, sì. Damiani Sandro. Sì, presente. Cassina. Presente, sì. Ok. Poi, come membri supplenti, Astuti Samuele. Presente. Macecchini Silvia. Ci sono, buonasera a tutti. Buonasera. Poi Baroni Gianluigi. Eccolo, buongiorno, buonasera. Negro Stefano. Presente. Poi Damiani Marco. Presente. E Longo Davide. Buonasera, presente. Poi per come esperti Manfredi Maria Cristina per il gruppo Mannate Sostenibile. Per ora non c'è, forse si collega dopo, stava tentando. Okay. Va bene. Marinoni Gabriele come esperto gruppo Lega. Presente, buonasera. Buonasera. E poi Niada Simone come esperto permanente gruppo Misto. No, è assente, non riesce. Ok. Passo alla Commissione Consigliare Territorio. Carangi Maria Cecilia. Presente. Poi Cambianica Simone. Presente. Munari Carla Leopolda. Presente. Genualdi Daniel, aspettiamo. Damiani Sandro, presente. Cassina, presente. Come membri supplenti invece abbiamo Rodighiero Matteo, assente. Riggi Giuseppe. Presente. Okay. Presente. Era presente? Ha detto presente? Presente, non ho capito, sì. Se... sì, sì, ok, ok. Baroni Gianluigi presente, Negro Stefano, Latania Sebastiano, Gargano Michele, poi lo sento. Okay. Allora, Manino Linto come membro esperto per il gruppo Insieme, Manfredi Maria Cristina, aspettiamo, Pignatti Fabrizio come membro esperto per il gruppo Lega. Cioè, dovrebbe collegarsi. Poi vediamo. Pizzato Marco invece come membro esperto permanente del gruppo Misto. Presente. Presente, ok. Se arrivano... cioè, se vedete qualcun altro di quelli che dobbiamo aspettare, casomai avvisatemi, così li metto presenti. Okay. Allora, possiamo partire con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'aggiornamento del piano di emergenza comunale di protezione civile. Do la parola a... aiutatemi. Dai, io direi all'architetto Campoleoni, che è il redattore del piano, e poi eventualmente all'architetto Campoleoni. Ringraziamo. Perfetto, grazie Paolo. Prego, architetto. Buonasera a tutti, mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo bene, assolutamente. Più o meno quanto tempo riuscite a concedermi per darvi un po' un inquadramento del discorso aggiornamento piano? Io avevo preparato anche eventualmente una presentazione, però ditemi voi se si riesce a visualizzare o no, oppure faccio io un sunto rapido sulle novità di questo aggiornamento, non so, ditemi un po' voi. Magari inizi a fare un sunto rapido lei, poi vediamo se ci sono domande o quant'altro. Ok, allora, innanzitutto cerchiamo di collocare nel contesto attuale questo aggiornamento del piano, che fondamentalmente è un aggiornamento sostanziale,
che andrebbe a, ad implementare il piano approvato nel 2019, che a sua volta aggiornava un piano datato 2014. Quali sono le novità sostanziali di questa nuova, di questo nuovo aggiornamento sostanziale del piano di protezione civile? Diciamo che negli ultimi 5 anni ci sono state diverse modifiche, sicuramente dal punto di vista legislativo, nel senso che c'è stata una nuova legge regionale del 2021 a cui ha fatto seguito alcune direttive, che tra l'altro obbligano i comuni, oltre ad aggiornare i piani, anche a caricarli su un portale regionale che dovrebbe diventare l'Atlante dei piani di protezione civile di Regione Lombardia. Quindi ecco, questo è un passaggio obbligatorio che abbiamo chiaramente attuato con questo aggiornamento. Nel frattempo non ci dimentichiamo che abbiamo avuto l'esperienza Covid, che evidentemente ha segnato tutti, non ultimo anche il mondo della protezione civile, che chiaramente in questa emergenza che ha coinvolto tutti ha avuto un ruolo, lo sapete benissimo, soprattutto a livello di volontariato, ma in questo è chiaro anche il ruolo del piano che era stato approvato a suo tempo, è stato importante perché ci ha consentito di innanzitutto di fare in modo che Malnate fosse a posto dal punto di vista degli strumenti quando si è presentata questa grossa emergenza. E poi chiaramente grazie alle risorse sia del gruppo comunale di protezione civile, che tra l'altro ringrazio perché è chiaro che il piano, io dico sempre, io sono il tecnico che sintetizza, che mette diciamo per scritto questo documento, ma poi in realtà le persone che partecipano alla sua redazione sono diverse e sicuramente i volontari di protezione civile sono una componente fondamentale in questo processo. Quindi le novità, oltre a queste, sono state anche alcuni aggiornamenti sui piani di livello regionale e di autorità di bacino. E poi importante direi l'aggiornamento sullo studio geologico comunale, che è uno strumento di recentissima redazione e approvazione, che è stato accompagnato, come probabilmente molti di voi sapranno, da uno studio idraulico di dettaglio proprio sul comparto urbanizzato di Malnate. È chiaro che queste sono informazioni preziose anche dal punto di vista della creazione e della stesura degli scenari di rischio, soprattutto dal punto di vista idraulico e idrogeologico, e quindi sono stati tutti elementi che noi siamo andati chiaramente ad integrare in questo aggiornamento del piano. È importante, è chiaro che il fatto che ci fosse questo studio in fase di redazione, che è stato fondamentalmente approvato da pochi mesi, è chiaro che ha anche condizionato un po' le tempistiche, nel senso che abbiamo volutamente aspettato la conclusione dell'iter per avere in mano questo documento fresco, che comunque è uno studio importante dal punto di vista proprio di quello che è l'analisi del rischio sul territorio di Malnate. Ecco, diciamo che queste sono un po' le novità. La più importante, come dicevo, è il fatto che questo nuovo aggiornamento verrà, oltre che chiaramente prodotto nella versione che probabilmente voi avete avuto occasione di visionare, anche su questo portale regionale, su cui è stato proprio caricato nella sua completezza anche dal punto di vista cartografico. Infine ricordo che già questo era già stato messo in pista nel 2019, il piano è sempre affiancato da un'app che si chiama MapRisk, che consente di fornire uno strumento di supporto sia alle strutture di protezione civile. Buonasera, Fabrizio Pignatti, sono presente. Ok, no, dicevo che è stato uno strumento molto utile, soprattutto proprio nella gestione anche dell'emergenza Covid, nel senso che ha fornito alla struttura comunale anche degli strumenti dal punto di vista gestionale delle emergenze importanti, ma poi è comunque uno strumento aggiuntivo che consente ai cittadini di poter visionare il piano anche con l'utilizzo di mappe digitali dinamiche, e quindi uno strumento di supporto in più che è stato mantenuto e chiaramente implementato con questo nuovo aggiornamento. Un altro documento che è subentrato nel frattempo è il piano emergenza di Gaulona redatto da Regione Lombardia nel 2021, quindi è chiaro che anche questo strumento è stato preso in considerazione, anche se è importante precisarlo, è chiaro che l'emergenza dovuta alla diga impatta non tanto su Malnate quanto sui comuni che sono posti a valle dello sbarramento.
però in questo processo di aggiornamento del piano è bene ricordare che Regione Lombardia ci ha coinvolti direttamente, proprio il comune di Vannate, questo un paio di anni fa, perché comunque era uno dei comuni che all'atto di approvazione di questo piano di emergenza diga era uno di quelli che era a posto con la pianificazione di protezione civile e comunque aveva già messo in atto una serie di processi di pianificazione, di coinvolgimento anche da parte delle strutture che chiaramente Regione Lombardia da questo punto di vista ha molto apprezzato. Niente, io ecco, questo è un po' il quadro introduttivo. Poi chiaramente il piano è un documento molto tecnico e quindi ecco, su eventuali dettagli dal punto di vista degli scenari di rischio, degli elementi contemplati all'interno del piano, ditemi voi, io come ho specificato all'inizio avrei preparato eventualmente anche delle slide se necessario per visualizzare eventualmente i contenuti nel dettaglio. A me farebbe piacere vedere le slide. Ok, io ho bisogno probabilmente che l'amministratore mi dia la possibilità di condividerle. Un attimo solo. Non ho nemmeno io la possibilità di estendere. Perché io vedo l'opzione, ma non me la dà offuscata. Quindi, probabilmente mi dice che devo essere sì, però io sto guardando e non vedo neanche io quella cosa lì. Io proprio non la vedo. Vediamo se di qua no. Un attimo solo. Su altro, quando ti compare sotto allo schermo, se apri dovrebbe comparirti condividi. No, io non riesco a trovare la parte dove abilito lui come amministratore, non so perché di solito ce l'ho attiva, invece non riesco. Tu, Jacopo, riesci a farlo? Perché ho cambiato computer. Jacopo? Sparito. Tu, Paolo, non riesci a... non lo vedi? No, mi spiace, io adesso dovrebbe... Adesso dovrebbe avere il permesso Campoleone. Adesso forse sì. Perché sono dovuto rientrare l'account del comune. Grazie mille. Provi a vedere, architetto, se riesce, sì. Io lo vedo. Lo vedete adesso? Sì, si vede. Io lo vedo. Sì. Ok. No, niente, quindi vabbè, adesso andrò rapidamente. Questa è un po' l'introduzione che... con alcuni concetti di cui vi ho appena parlato. È chiaro che il discorso della protezione civile, come dicevo prima, è legato a questo sistema in cui ci sono evidentemente tutta una serie di attori che hanno un'importanza, e affinché questo sistema funzioni al meglio è importante che tutti abbiano un ruolo e un coordinamento dentro questo sistema. Proprio per questo è definito un sistema di protezione civile. Su questa prima questa, diciamo che con questa slide ci si può rendere conto, come dicevo, di quelle che sono un po' le novità degli ultimi 5 anni. Ecco, quindi come potete vedere ci sono state tutta una serie di
di nuove normative, di direttive che evidentemente hanno proprio interessato sia la protezione civile che in particolare la pianificazione di protezione civile. Come dicevo, questi sono un po' gli aggiornamenti e le novità degli ultimi 5 anni, che direi non sono di poco conto, che non ho detto prima, ma che comunque riveste un ruolo importante anche le emergenze che ci sono state evidentemente sul territorio di Malnate, soprattutto dal punto di vista idraulico e idrogeologico, ma non dimentichiamoci che c'è stato anche un incendio boschivo sul Monte Morone, che quindi ha comunque dato degli input anche per quello che è l'aggiornamento del piano di protezione civile. Questa è un po' la cronistoria di cui vi ho già parlato. Questo, diciamo, è una slide che riassume un po' il senso del piano di protezione civile, diciamo moderno, diciamo il piano cosiddetto 2.0. È chiaro che non è semplicemente uno strumento cartaceo statico. Piano di protezione civile vuol dire anche avere degli strumenti, per quello che parlavo dell'app regionale, ma anche del map risk, cioè strumenti di supporto che consentono nel momento del bisogno di avere comunque la possibilità di avere cartografie digitali, strumenti interattivi, strumenti di gestione di sala operativa e quant'altro. Come dicevo, strumenti che sono stati tra l'altro utilizzati proprio in particolare durante l'emergenza Covid. Questa è, diciamo, l'immagine che riassume un po' il processo di costruzione del piano, che è fatto chiaramente dalla raccolta di dati, dalla stesura di una relazione, ma come dicevo soprattutto da un confronto con gli attori che sono sul territorio e che lo conoscono meglio degli altri. Ripeto, da questo punto di vista il supporto costante del gruppo comunale è sempre stato prezioso. Questi sono i contenuti di massima del piano, che chiaramente sono dei contenuti che definiscono le direttive nazionali e regionali, quindi c'è un inquadramento di carattere generale dove vengono individuate tutta una serie di elementi che riguardano il territorio in particolare di Malnate, quindi la definizione di quelle che sono le risorse, di quelle che sono le aree d'emergenza, la distribuzione della popolazione, la presenza delle non autosufficienze, l'individuazione di quelli che sono mezzi e attrezzature a disposizione, quelle che sono le associazioni locali, oltre al gruppo comunale di protezione civile, che comunque offrono un supporto importante nel momento del bisogno. Non dimentichiamoci che proprio durante il Covid la collaborazione tra SOS, le GEV, l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile è stata molto importante nella gestione e nel supporto alla cittadinanza quando c'è stato bisogno. Questi sono un po' gli scenari di rischio contemplati nel piano, che si rifanno un po' a quelli che erano già stati individuati nel 2019. Come dicevo, il rischio dighe è un rischio marginale per il fatto che l'onda di piena di un eventuale incidente allo sbarramento del Curone andrebbe comunque ad interessare soprattutto i comuni posti a valle dello sbarramento. C'è un discorso chiaramente soprattutto sui rischi cosiddetti prevedibili, quindi rischio idraulico idrogeologico, il discorso dell'allertamento, quindi anche da questo punto di vista l'aggiornamento rispetto anche a quelli che sono gli strumenti odierni per poter leggere i livelli idrometrici, avere l'allertamento, poter utilizzare radar che sono stati messi a disposizione da Regione Lombardia e ARPA negli ultimi anni per poter avere chiaramente degli strumenti di supporto dal punto di vista meteorologico e nella previsione dei rischi. Dal punto di vista idraulico-idrogeologico, come si può vedere da questa immagine, io in alto a destra ho messo proprio uno straccio dello studio idraulico che è stato fatto. Possiamo interromperti un attimo, perché mi sa che noi vediamo solo la prima slide, quella con l'anello di Curone. Allora, io stavo guardando le altre, pensavo stesse andando avanti. Perché nella mia presentazione andava avanti, probabilmente. Allora, adesso la condivisione. Proviamo allora a questo punto, non so se le vedete così. Adesso sì. Ma sono piccole, riuscite a leggere? Cioè, riuscite a vederle le slide o sono troppo piccole? Un po' piccole, perché se lo visualizzo con la presentazione, con il mouse si possono allargare. Poi se cliccate, c'è un'icona a destra
Probabilmente potete allargare voi, lo schermo, sì. Perché se lo metto in modalità presentazione, ditemi se adesso scorre. No, vedete se no. Allora in modalità presentazione no, cerco di allargarlo al massimo così. Sì. No, dicevo, vabbè, a questo punto se avete visto solo la prima, ripetere tutto, questa è diciamo la slide che mostra, come dicevo, gli aggiornamenti normativi, le novità rispetto alle emergenze idrauliche anche degli ultimi anni. Il discorso, come vi dicevo, che il piano è chiaramente uno strumento interattivo moderno, il fatto che la costruzione avviene sia attraverso la messa a sistema di studi, direttive nuove, ma anche attraverso un processo collaborativo con chi è sul territorio. Questi sono i contenuti di massima. Sul discorso dell'inquadramento che vi ho fatto, quindi contenuti che riguardano le aree d'emergenza, le strutture di ricovero, l'analisi della popolazione e quant'altro, mezze attrezzature, questi, ecco, il discorso che riguarda i rischi individuati, eravamo arrivati, la slide sulle allerte, al discorso del rischio idraulico idrogeologico, e quindi vi stavo dicendo appunto che è stato integrato lo studio geologico appena redatto e lo studio idraulico all'interno chiaramente sia delle cartografie che dello scenario di rischio. Il tutto nelle sezioni, diciamo, dei rischi è stato condensato dal punto di vista operativo in 4-5 pagine, che sono quelle che poi dopo dal punto di vista operativo durante l'emergenza devono essere prese in mano, che sono quelle lo scenario di rischio, le procedure di emergenza e la cartografia di supporto. Come vedete in basso a destra, probabilmente lo vedrete piccolo, alla cartografia, diciamo, statica, che è quella grande, corrisponde sempre anche una cartografia digitale dinamica, che è quella che noi abbiamo integrato sul MapRisk, che ad esempio va ad aggiornare man mano che ci sono delle emergenze, noi le integriamo all'interno del database, quindi si crea una sorta di cronistoria anche di quello che è stato, di quelle che sono le emergenze degli ultimi anni, e cerchiamo di andare a implementare questo database nel tempo con quello che poi realmente accade sul territorio. Rischio chimico dovuto soprattutto alla movimentazione di merce pericolosa che attraversa le infrastrutture principali. Dal punto di vista delle aziende a rischio di incidente rilevante, non ci sono stabilimenti insediati in Malnate, ce ne sono alcuni comuni limitrofi a Lozza, ma sono comunque distanti, gli scenari emergenziali non prevedono impatti sul territorio di Malnate. Dal punto di vista chiaramente del rischio chimico industriale, le procedure, gli attori coinvolti all'interno del piano sono completamente diversi, lo capirete, un conto è gestire un'emergenza idraulica, un conto è gestire un'emergenza chimica, quindi da questo punto di vista subentra tutta una serie di procedure che vanno a mettersi a sistema con quelle che sono gli enti e le risorse di scala sovracomunale, quindi i corpi specializzati dei Vigili del Fuoco, ARPA e quant'altro. Molti di voi avranno avuto notizia anche di recenti incidenti, ad esempio alla Colacem di Caravaggio c'è stato un incidente di recente, pur non essendo uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, è chiaro che anche un incendio su un'azienda o su un eventuale deposito di rifiuti, come spesso purtroppo ultimamente accade, è chiaro che comunque un compito di protezione civile da parte della struttura comunale, se non altro sul discorso dell'informativa alla popolazione, deve essere sempre portato ed attuato. Chiaramente d'intesa con quelli che sono poi gli enti di scala sovralocale, in primis prefettura, ARPA, ATS, gli enti deputati a rilevazione degli inquinanti e quant'altro. Sul rischio incendi boschivi, come dicevo, c'è stato un incendio importante in comune di Malnate, è un incendio considerato di interfaccia, nel senso che è andato ad interessare delle zone urbanizzate. Quindi da questo punto di vista chiaramente si tratta proprio di un evento considerato di protezione civile. Quindi siamo andati chiaramente ad inserire questo evento dentro nel piano, gli scenari che noi avevamo già individuato comunque contemplavano già l'interfaccia sull'area che poi è stata interessata, perché evidentemente è quella che si trova all'interno dell'ambito forestale. Sono stati comunque anche da questo punto di vista aggiornati
le procedure e gli aggiornamenti del piano regionale, che chiaramente negli ultimi 5 anni è stato aggiornato 2 volte. Quindi anche da questo punto di vista siamo andati ad integrarlo. Come vedete anche da questa slide, cartografia statica e cartografia dinamica, come vedete, avendo inserito già l'evento dell'incendio che c'è stato sul Monte Morone, l'abbiamo inserito anche con la perimetrazione, questo già alcuni giorni dopo che c'era stato l'incendio. C'è poi un rischio degli scenari dovuti agli eventi meteo estremi, che evidentemente si stanno abbattendo anche, ahimè, con una certa frequenza sui territori, e da questo punto di vista è chiaro che l'attività anche del volontariato di protezione civile è fondamentale. Pensate a quanti tagli di piante hanno dovuto fare per liberare delle infrastrutture che sono state interessate da cadute, schianto di piante e quindi un discorso legato anche all'accessibilità dei luoghi. C'è il discorso chiaramente introduttivo sul rischio sismico, è stato inserito nel piano, così come uno scenario di massima che riguarda chiaramente il comune di Malnate, che è in classe 4, classe di rischio più basso a livello nazionale. Detto questo, è stata inserita la sezione anche per dare comunque un'illustrazione su quelli che sono appunto sul perché il territorio è considerato a basso rischio e quali sono comunque, diciamo, gli eventi, le scosse sismiche che hanno interessato i territori, diciamo, più limitrofi negli ultimi anni, con scosse che sono state intorno al terzo grado della scala Richter, che hanno interessato il territorio lombardo, emiliano e quant'altro. C'è poi una sezione, questa è stata integrata rispetto al piano del 2019 su i rischi, tra cui anche quello pandemico, che però è importante specificarlo, è un rischio che viene gestito a livello di pianificazione di protezione civile da enti di scala sovralocale. Sapete che si è discusso molto sul piano pandemico nazionale e quant'altro, così come le emergenze nucleari. Nel piano è stata trattata comunque una sezione nel quale sono specificati tutti, diciamo, i compiti che potrebbe avere da questo punto di vista il comune, ma che si riassumono da questo punto di vista, e in pandemia l'abbiamo sperimentato, in un discorso di comunicazione continua e di assistenza alla popolazione. Fondamentalmente questa è l'attività che viene richiesto dal punto di vista di supporto ai comuni, alla cittadinanza in questo tipo di emergenze, perché le scelte strategiche evidentemente devono essere fatte ad una scala sovralocale. È stato chiaramente aggiornato anche tutto il discorso della struttura comunale di protezione civile, per il fatto che si sono anche avvicendati dei nuovi funzionari. Quindi ecco, da questo punto di vista comunque cambiano le persone, cambiano i riferimenti, bisogna anche aggiornare queste informazioni che cambiano nel tempo. Questo anche dal punto di vista sovracomunale, nel senso che il piano ad esempio di emergenza diga ha dato delle indicazioni su delle aree di ammassamento soccorritori che fino a 2 anni fa non erano definite. Una di queste chiaramente è il CPE, cioè il polo provinciale delle Fontanelle, che è stato definito a livello di pianificazione sul piano emergenze dighe proprio come un'area di ammassamento, cosa che non era stata fatta negli anni precedenti. Il piano chiaramente è uno strumento in divenire. Il piano di oggi, avrete notato anche attraverso queste slide, che parliamo di informazioni alcune che hanno una variabilità e una diciamo mutevolezza notevole, nel senso che ci sono delle informazioni che, ad esempio, immaginate quella sulla popolazione, quelle sui non autosufficienti, cioè quelle ad esempio su, come dicevo, sui funzionari, i numeri di reperibilità, che cambiano notevolmente nel tempo. Per questo che è importante anche darsi un metodo nel caso dell'emergenza, per capire poi chi gestisce il dato e come andare a reperirlo quando serve. Durante il Covid, ad esempio, il fatto di avere un elenco delle persone aggiornato è stato chiaramente una cosa rilevante, ma da questo punto di vista è chiaro che è un discorso che riguarda l'anagrafe, i servizi sociali e tutta una serie di informazioni di database che gestiscono questo dato. Il piano poi evidentemente è uno strumento che deve essere portato a conoscenza dei cittadini, ma ancor più deve diventare, diciamo, uno stimolo affinché i cittadini stessi inizino a farsi carico di quello che è
un piano per il proprio ambito di difesa personale. Intendo dire che ci sono delle situazioni, delle emergenze ormai che riguardano ad esempio gli eventi meteorologici estremi che si abbattono con una tale rapidità sui territori, con una tale violenza, è chiaro che, ahimè, spesso il sistema di protezione civile locale interviene, diciamo, ad evento che è già accaduto. Quindi da questo punto di vista capirete che è fondamentale che siano i cittadini i primi ad attuare delle misure di difesa e anche delle misure di prevenzione del rischio che consentono di ridurre l'impatto di questi eventi sul loro ambito familiare. Facciamo un esempio molto chiaro, visto che probabilmente se ne parlerà anche dopo, perché ho visto che uno dei temi all'ordine del giorno riguarda proprio, ad esempio, l'occupazione degli spazi interrati, seminterrati. È chiaro che in ambiti dove abbiamo dei rischi idraulici rilevanti, andare a occupare dei piani interrati può diventare un discorso molto critico e pericoloso. Perché? Perché è chiaro che sono gli ambiti che hanno una criticità rilevante dal punto di vista dei tiranti idrici, che in questi spazi, anche a seguito di forti piogge o di esondazioni di torrenti minori, possono raggiungere dei livelli importanti e quindi andare proprio ad impattare proprio anche sull'incolumità delle persone. Quindi sono tutti aspetti rilevanti, così come l'adottare delle difese proprio ad esempio sulle abitazioni che subiscono allagamenti, perché magari ci sono dei box interrati che, ahimè, sono posizionati in luoghi infelici dove l'acqua magari va ad allagarli, e quindi non ci si può più aspettare che siano i volontari di protezione civile ad andare a soccorrere tutte le persone, perché questa cosa qua non si riuscirà a fare. Quindi è importante che il cittadino prenda consapevolezza di questa cosa e inizi ad adottare lui stesso le misure di protezione nel proprio ambito. Da questo punto di vista c'è da dire che Malnate sicuramente sono anni che ha messo in atto tutta una serie di forme di comunicazione importanti. Nella mia esperienza professionale posso dire che non sono tantissime le realtà che lavorano da anni in maniera così coordinata, ad esempio sulla campagna Io non rischio, che è una campagna del Dipartimento che però non è che tutti i gruppi a livello regionale e nazionale adottano. Lo fanno quelli che hanno dei formatori, che hanno deciso di investire per stabilire poi un contatto con la popolazione e offrire delle occasioni per trattare questi argomenti, che sennò diventano argomenti di cui si parla solo quando succede il disastro. E invece è importante che tutti questi aspetti vengano chiaramente trattati, soprattutto in fase di prevenzione e di normalità, perché è lì che si fa la grande differenza. E quindi ecco, anche da questo punto di vista, ogni anno viene fatta la campagna e Io non rischio, e quindi c'è una sensibilità sicuramente rilevante all'interno del territorio. Ultimo aspetto, e poi chiudo, riguarda la comunicazione, quindi gli strumenti di comunicazione che il comune, la struttura comunale di protezione civile deve chiaramente anche nel tempo rafforzare e testare, per poi avere la possibilità di comunicare quando c'è un'emergenza e un bisogno alla cittadinanza. Devo dire che anche qua il Covid è stato un po' un laboratorio, nel senso che poi, lo sapete meglio di me, anche il fatto che oggi siamo in videoconferenza, probabilmente 5 anni fa era impensabile, però sono tutte, diciamo, delle nuove strategie che sono state adottate anche a seguito di quell'esperienza, che è giusto non dimenticare, perché a parte tante cose negative ci ha insegnato anche da questo punto di vista a livello strategico operativo anche sulla protezione civile delle cose importanti che è giusto non dimenticare. Spero che siate riusciti a vedere qualcosa. Io purtroppo più di così dal punto di vista dello Zoom non riuscivo a fare. Ci sono domande? Se Marco non vuole dire. Io devo segnalarti una cosa riguardo alle GEV, per cui c'è l'indirizzo sbagliato e il numero di telefono non è più attivo. Ce ne abbiamo un altro. Sono citate nel paragrafo 1.5.5. Ok, quindi
Perfetto, sì, quindi quello lo aggiorniamo sicuramente. Fai avere tu i riferimenti al comandante? Sì, va bene. Grazie. Figure. Posso io fare l'intervento? Allora, io volevo chiedere relativamente alla presentazione, l'ho guardata, questa versione l'ho guardata molto velocemente, però diciamo che ho ben presente come è strutturata, perché sono documenti che spesso vado a cercare sul sito, e anzi devo dire che non sempre li ho trovati, c'è stato un periodo in cui non erano disponibili sul sito, a volte già segnalato in consiglio comunale, altre volte non segnalato, ma comunque ho gli screenshot dell'assenza del piano sul sito, quindi il monito adesso all'amministrazione, visto che è appena stato rifatto il sito nuovo, di premurarsi di essere certi di avere non solo il documento aggiornato, ma di averlo anche sempre online. Quindi ribadisco, alcune considerazioni sono più legate a quelle che sono le considerazioni storiche che ho del documento, potrebbero non essere puntuali, però invito il referente nel caso a segnalarmelo. La prima osservazione, che non è per il referente ma è sempre per la parte politica, vorrei essere rassicurata sul fatto che non si ripresenti lo scenario che si è presentato nel 2019, quando è stato pubblicato il piano per la prima volta e i dati sensibili delle persone allettate sono stati resi pubblici. Quindi io, visto che il documento che ci è stato inviato in commissione presenta nuovamente le vie e i numeri delle persone allettate, diciamo che su alcune vie molto piccole è facile arrivare alla persona. Quindi l'invito è di andare a oscurare questi dati sulla versione che verrà pubblicata online, proprio per evitare rischi di truffe o comunque di mettere in difficoltà le persone fragili. Questa è la prima richiesta che faccio all'amministrazione. Invece al tecnico che ha relazionato chiedo, ma questo perché non l'ho letto, non ho letto a fondo il documento, l'ho guardato velocemente, in questo periodo, in questo momento in cui il capannone della Prenimega, che se non ricordo male era uno dei punti di raccolta non all'esterno ma raccolta all'interno, in questo preciso momento storico in cui non è agibile per via dei motivi di ristrutturazione, come si è intervenuti nel piano, quindi qual è la soluzione alternativa, se è stata prevista o se è rimasto individuato come punto di aggregazione o comunque di evacuazione il capannone della protezione civile, il capannone della Prenimega, e se invece dal lato politico, visto che mi era stato promesso in consiglio comunale che la prova di evacuazione generale sarebbe stata fatta prima delle elezioni, volevo capire quando è stata calendarizzata. E soprattutto se i lavori che sono stati avviati adesso sulla riqualificazione del capannone prevedono anche un adattamento a livello antisismico, quindi se è previsto un qualcosa per ridurre il grado di rischio, nonostante siamo in zona 4, comunque non significa non avere un grado di, cioè è basso ma non è esente il grado di rischio in caso di terremoto. E poi volevo chiedere, ma questa probabilmente è più nella pagina, cioè è più una cosa più tecnica che non so se può essere utile, nella pagina 36 in cui è presente una documentazione di foto di dissesti storici, sì, sono presenti dei dissesti importanti, ma sono presenti anche dei dissesti minori e che comunque presumo che siano stati documentati sia per il rischio idrogeologico ma anche per le situazioni di disagio che hanno creato. All'interno di questa
mappatura non ho riscontrato il disagio creato, comunque la criticità dovuta al muro di Via Varese, giugno-luglio 2023, non mi ricordo quanto tempo è passato, e anche adesso l'attuale situazione del muro, del muro di Via Rimembranze. Quindi volevo capire come mai non sono stati inseriti, perché non sono ritenuti rilevanti, perché comunque, essendo una documentazione storica, fa parte comunque di, secondo me, di criticità che sono avvenute sul territorio. Per ora questo è, grazie. Rispondo per la parte di competenza mia tecnica. No, sugli eventi appena citati sono sicuramente stati considerati, noi li abbiamo tra l'altro inseriti sul map risk, credo il giorno dopo la loro manifestazione, quindi sono dei, tutti gli eventi che sono accaduti li abbiamo sempre censiti quasi nell'immediato, anche grazie, come dicevo, proprio alla presenza dei volontari di protezione civile che sono un po' le sentinelle sul territorio, quindi sono stati tutti inseriti all'interno anche proprio del database che ripeto non è un database statico, è un database che è in continuo aggiornamento, quindi ogni volta che c'è un evento nuovo noi andiamo sicuramente ad implementarlo e a censirlo. Sul discorso delle strutture di emergenza e il fatto che che pagina a questo punto, se posso chiedertelo, perché io in quelli storici non l'ho visto, nella pagina 36 non è 36, 35, scusami, 35. Nel 35 non sono elencati tra quelli storici. Poi non so se è in un'altra sezione, se me la puoi indicare. Nella parte dello scenario sicuramente è stato indicato che la parte di rilevanza su... Adesso vado a prenderlo. Pagina 36 del capitolo 2.1, suppongo, giusto? La pagina 36 di quale sezione? La 2.1? Perché a me la pagina 36 della 2.1... È quello che stavo guardando io, resta sulla 35, ma non è elencato nella 35. Cioè, almeno fotograficamente non c'è, poi se... allora, in pagina 35 dal punto di vista fotografico è riportato il dissesto su Via Rimembranze, però queste sono delle foto indicative, cosa, non è il muro, quello non è il muro, sì quello... ma intendo dire che questo, io non ho messo le foto di tutti gli eventi sul territorio di Malnate, nel senso che questa sono delle indicazioni sui dissesti storici, ma l'indicazione del dissesto è riportato all'interno anche delle cartografie interattive. Adesso, se volete, ve le faccio vedere così. Riesco a condividere? Sì? Ok, vediamo. Allora. Ok, ditemi se riuscite a vedere l'immagine. Sì. Ok, queste qua, queste, come dicevo, questa è la mappa, diciamo, interattiva che poi va anche ad implementare la cartografia poi statica. Come vedete, questi sono tutti gli eventi che sono stati censiti, credo, nella zona di competenza. Adesso ditemi se non è questa qua. Il muro, intendete questo?
questo crollo di muro? Vedete, la vedete la condivisione? Sì, è questo. Sì, c'è nella mappa interattiva, ma non c'è nel PDF del 2.2 del rischio idrogeologico. Ripeto, le fotografie sono indicative, io non è che metto le foto di... sono indicati come dissesti la possibilità che si manifestino questo tipo di eventi. Ecco, quindi. Ok, grazie. E scusa, non ricordo se c'era qualche... Allora, sul discorso, stavo dicendo sulle aree di emergenza, rispetto al fatto appunto che ce ne sono alcune che sono in via di ristrutturazione ad adeguamento, è chiaro che nel piano non è indicata una struttura, un'area unica, proprio per il fatto che può capitare che ci siano delle aree della struttura al momento non utilizzabili. L'importante è che ci sia l'alternativa, intendo dire, quindi che ci siano delle strutture, qualora una o due, per il fatto che non siano in fase di ristrutturazione, non siano utilizzabili, ce ne siano altre sostitutive che possono essere utilizzate. Da questo punto di vista, la struttura sicuramente più rilevante per il discorso del ricovero e dell'accoglienza rimane comunque il palazzetto di Mannate. E chiaramente una struttura mi viene da dire anche dal punto di vista chiaramente della sua posizione strategica, ma anche dal fatto che sia una struttura chiaramente con una certa dimensione e rilevanza in quella posizione, è sicuramente la struttura principale. Il fatto che stiano adeguando delle strutture credo che sia anche un fatto positivo, per il fatto, se non ricordo male, c'è anche un adeguamento della struttura del campo sportivo, se non ricordo male, da questo punto di vista. E quindi è chiaro che il fatto di avere strutture più... Ma non so se era il campo sportivo o il campo da baseball come punto di aggregazione. Forse era il campo da baseball, no? Ricordo male? In realtà ne avevamo indicati due. Abbiamo indicato il campo di via, se non ricordo, via Milano, può essere. C'è un campo sportivo di via Milano e poi c'è il campo, l'altro campo signor sportivo. Sonsini. Esatto, cioè, ne erano stati comunque indicati più di uno, proprio perché se un territorio come il vostro, che ha la fortuna di avere una ricchezza di risorse, riesce ad avere un'alternativa, è sempre importante indicarne più di una, ecco, senza dimenticarci che voi avete la fortuna, tra virgolette, di avere anche il polo logistico delle Fontanelle, che chiaramente da questo punto di vista rimane a livello provinciale un posto strategico. Non ricordo, forse le altre domande erano più rivolte, non so, agli amministratori. Penso di sì, perché la prova di evacuazione la data della prova di evacuazione non credo che dipenda da te. E allora posso intervenire io su due. L'antisismico sul capannone nemmeno. Scusa, l'aspetto dei non autosufficienti, perché allora io proprio per una questione di privacy, evito sicuramente di mettere qualsiasi tipo di dato che possa identificare, il posizionamento, l'abitazione dei non autosufficienti, per quello che si inserisce il numero per via, cioè più di quello non si può fare, nel senso che il dato dei non autosufficienti è un dato che mi richiede Regione Lombardia, cioè non è che, anzi, perché capirete, l'avete visto col Covid, che è un'informazione fondamentale. Quindi com'è che abbiamo pensato di gestire la cosa? È chiaro che lì si dà un'indicazione di massima, cioè nel dire attenzione, quella via ha un certo numero di non autosufficienti e quindi anche rispetto al discorso degli scenari di rischio bisogna avere una certa attenzione in quella zona urbana piuttosto che in un'altra. Poi è chiaro che il dato di dettaglio ce l'hanno in mano gli uffici e noi chiaramente non penseremo mai di pubblicare nulla che ha a che fare con un dato di privacy, ecco. Però più di così, onestamente, se no a quel punto lì non mettiamo nulla e il rischio è che uno che prende il piano esternamente, e faccio il caso di prefettura, prende in mano il piano, va a visualizzare la colonna dei non autosufficienti sulla via Tal dei Tali e mi dice lì non avete segnato nessuno non autosufficiente, quindi da questo punto di vista bisogna chiaramente cercare di trovare il sistema per
dare un'indicazione ma non scendere nel dettaglio su dati che riguardano la privacy, ecco. Cioè, secondo me il togliere il dato può diventare controproducente da questo punto di vista, soprattutto nella fase gestionale dell'emergenza. Sì, rispondo alle altre due questioni. Allora, per quello che riguarda l'area feste via Pastore, confermo che una grossa parte dell'investimento, rilevante parte dell'investimento è proprio dovuto all'adeguamento sismico della struttura per garantirci un altro luogo dedicato eventualmente ad accogliere in caso di emergenza. E per quello che riguarda l'esercitazione della protezione civile, mi pare fosse stata fissata il 13 di maggio, qui però c'è l'architetto Carcano che è il responsabile della protezione civile, magari lascio lui chiarire meglio quale sarà l'attività. Sì, buonasera a tutti, stiamo lavorando sul punto per poter svolgere, per poter svolgere l'attività tacite, stiamo organizzandola con l'architetto Campoleoni e con il comandante Munaro, ma l'avvicendamento dei responsabili in polizia locale, che sono i referenti d'area per noi, ha un po' rallentato la procedura. Adesso il comandante Munaro è appena arrivato, quindi stiamo rimettendoci in pari per poter poi dar seguito comunque all'esecuzione della prova. Ma sarà comunque una prova strutturata su quali attività? Tendenzialmente su quello che è il rischio idrogeologico legato al nostro territorio. Abbiamo fatto delle ipotesi che stiamo cercando di approfondire per poter realizzare una prova che abbia un senso compiuto rispetto a quelle che sono le necessità e realtà del nostro territorio. Si era ipotizzato di simulare l'evacuazione di una famiglia che ha avuto tema di natura idrogeologica su ipoteticamente un allagamento, di delocalizzarla in una delle strutture, non a questo punto quella della Prenimega perché sappiamo essere soggetta a manutenzione, di simulare il suo adesso utilizzo il termine stoccaggio perché non mi viene in mente il termine più corretto, il suo collocamento presso il palazzetto dello sport, e quindi di ipotizzare un suo collocamento per uno o più giorni, allestendo una sorta di mini campo interno con le brande che abbiamo in dotazione, e quindi allestire nello spazio delle ore dell'esercitazione e l'evacuazione, lo spostamento della famiglia e il suo collocamento in uno spazio attrezzato per ospitarli temporaneamente fino a una soluzione più definitiva o consona alla situazione che si trova ad affrontare la famiglia. Sì, se posso aggiungere due cose sul discorso di esercitazione, nel senso che effettivamente è un discorso che è stato posto più volte. Poi, come diceva l'architetto Carcano, è chiaro che il fatto che si siano avvicendati da questo punto di vista a livello di comandanti più persone nell'ultimo tempo, da questo punto di vista sicuramente non ha facilitato la cosa, anche perché chi è subentrato giustamente ha bisogno del tempo anche per capire un po', oltre il territorio, ma anche dal punto di vista proprio della pianificazione, degli aggiornamenti, il farsi un po' l'idea. È chiaro che anche da questo punto di vista noi abbiamo fatto delle esercitazioni per posti di comando, cioè attivando il centro operativo comunale, l'UCL, più di una volta, questo per far capire innanzitutto e funzionare anche i contenuti del piano e testarli e cercare di simulare. È stata una simulazione fatta per posti di comando, ma che secondo me è stata importante. Il coinvolgimento della popolazione è sempre una cosa piuttosto complessa, nel senso che
dipende anche dal tipo di scenario che si decide di impostare, perché è chiaro che se si decide di impostare uno scenario su una certa scala e quindi con un evento piuttosto rilevante, il problema tra virgolette è che bisogna poi andare a coinvolgere tutte quelle che sono le strutture di scala sovralocale, e vi assicuro che non è un processo così semplice. Parliamo chiaramente di provincia, prefettura, regione e quant'altro, perché è chiaro che a quel punto l'evento non diventa semplicemente un evento gestibile alla scala locale, ma diventa un evento rilevante per cui bisogna coinvolgere anche gli enti, perché sennò andiamo sempre a fare degli scenari che sono verosimili ma non sono mai chiaramente quello che poi accade nella realtà. Un altro esempio da questo punto di vista sono i mulini di Gurone. Siccome ad esempio l'anello è inserito dentro un bacino che è di competenza di AIPO, per cui è AIPO che gestisce lo sbarramento, gestisce il presidio in loco, è chiaro che non ha senso, io questo l'avevo già proposto a suo tempo, fare un'esercitazione in quel contesto senza coinvolgere AIPO e le strutture competenti, perché sennò andremo a fare una cosa che non è verosimile, ecco. Volevo un po' puntualizzare da questo punto di vista, ecco. Poi scusa, sono andato a rivedere nel dettaglio rispetto a Via Rimembranze e Via Varese, ti confermo che nello scenario alla pagina 34, nelle zone interessate, quindi in alto a destra, sono specificate Via Rimembranze, SS342, Via Varese, proprio perché sono punti che sono già stati, erano stati interessati da dissesti. Quindi ecco, sono andato a rivederlo, sono stati inseriti. Sì, l'ho visto, me l'hanno segnalato in chat, grazie. Sì, sì. Grazie. Ci sono altre domande su questo punto? No. No. Va bene, allora direi che possiamo procedere col secondo punto all'ordine del giorno, che è la variazione di bilancio di previsione 24-26, e quindi vado avanti io. Allora, come sempre vi do le voci più importanti di entrata e spesa relativamente al 24, poi sul 25-26 c'è veramente poco, lo vediamo magari dopo. Allora, scusa, io mi sono persa gli allegati, nel senso che nella mail che ho ricevuto con gli allegati del punto 2 non c'erano quelli del bilancio, o sono stati inviati successivamente e me la sono persa, ma no, altrimenti erano stati inviati una seconda volta. Ok, allora, scusate, io saluterei tutti se non è più necessario. Sì, appunto, volevo appunto chiedere proprio ringraziare sia l'architetto Campoleoni che l'architetto Cacano per la collaborazione preziosa, e anche il comandante Munaro che si è collegato, credo che a questo punto possano essere appunto lasciati liberi di scollegarsi. Quindi grazie mille. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Hai trovato Paola? No. Sandro, tu lo vedi l'invio quando ce l'hai? Te lo dico subito. Aspetta che lo guardo. Il 5 sono stati mandati. Mm-hmm. Venerdì. Il 5 di aprile, sì. Non li trovi, sì, ma quello, scusate, no, ma quello del 5 che c'è scritto nell'oggetto punto 2, all'interno c'è il WeTransfer che è ancora del punto 1, quindi ne è stato inviato un altro, no, che io non vedo. No, punto 2. Sei anche tu, sono tre file, uno è allegati ABC, equilibri di bilancio e quadro generale riassuntivo. Sì. Non lo vedo. Niente, dai, andate avanti senza di me, cosa vi devo dire? Non aspetta, trovo. Se li mando. Ti giri tu, Sandro? Sì, se riesco a riattivare il mouse. Aspetta un attimo che provo a girarglieli anch'io. Io intanto cerco. Okay.
E te l'ho inviato, adesso non so quando arriva. Io anche su WhatsApp te li ho mandati. Li hai ricevuti, Paolo? Grazie. Ok, allora partiamo dall'entrata 2024, abbiamo al capitolo 2/0 una maggiore entrata di 80.000 euro legata ai proventi per l'accertamento delle evasioni. Abbiamo ricevuto una quota da un fallimento e delle ICI vecchie sempre legate a quel fallimento. Poi al 32/18 sempre una maggiore entrata. Scusa, l'ICI, posso interrompere o le facciamo dopo? Sì, sì, no, vai Sam. Per capire, lo stanziamento iniziale di 500 euro, quello che è entrato sono gli 80.000 euro da parte di questo fallimento. Sì, esatto, il tribunale ha... Sì, nel senso che si è sbloccato un fallimento per cui c'è arrivata la quota che era oggetto del fallimento. Esatto. Più le quote invece vecchie che erano in discussione coattiva tramite l'Agenzia delle Entrate. Sempre legate alla stessa cosa. Sempre legate alla stessa pratica, sì. Poi al 32/18 abbiamo contributo statale per i servizi sociali comunali, la maggiore entrata di 25,2. Poi abbiamo al capitolo 66/0 il contributo regionale misura 5.000 euro che poi troveremo in spesa al capitolo 520. Al capitolo 239/0 abbiamo il trasferimento fondi PNR per i lavori pubblici, quindi parliamo della rigenerazione urbana, la maggiore entrata di 170.331. Al 241/0 invece trasferimenti fondi, interventi PNRR, la transazione digitale di 154.739. Abbiamo poi al capitolo 245/0 la maggiore entrata di 50.000 euro, parliamo dei frontalieri. 246/0 la maggiore entrata di trasferimento di capitali di 25.100 che andranno poi in spesa splittati così, 10.000 euro sul Move On e 15.100 su Via Rimembranze. A 249/3 scusa, abbiamo... Perché Nadia, scusa, su Via Rimembranze? Scusa. Allora, su Via Rimembranze perché è la quota che è stata definita, esatto. La quota di rimborso dei lavori che ci saranno... saranno oggetto di quella via, l'ufficio tecnico ha definito una perizia definendo l'importo a carico del privato. Sì. Quindi il privato ci fa il rimborso di questa quota. E lo troverete in spesa al capitolo 958/1, la stessa, esattamente i 15.100 che vi ho appena detto. Ok, passiamo alla parte in spesa. E l'altro era, allora, scusami, 15.100, arrivare ai 25. L'altro è sul Move On, sono 10.000. Ma per che cosa? Nel senso che acquisteranno al capitolo quello in spesa, lo trovi al capitolo 741, perché devono essere realizzati dei punti per le bici. Degli stalli per le bici elettriche. Allora, parte in spesa, abbiamo al 4/5, ci sono un po' di voci legate al personale e alle elezioni, quindi sono il 4/5, 1.050 euro maggiore spesa, il 4/6 personale elezioni 3.004, poi abbiamo comunicazioni istituzionali maggiore spesa sul 40/4, per il funzionamento del CED 1.000 euro al 43/2, l'IRAP che è legato sempre ai capitoli del personale, il 47/0, abbiamo ancora l'85/1 retribuzione personale per elezioni 3 e 4, sempre maggiore spesa,
ancora l'IRAP sempre legato a quel capitolo, poi prestazioni di servizi per consultazioni elettorali, anche questa è una voce di personale che abbiamo spostato, quindi una minore spesa di 4,7, stessa cosa al 136/0, quindi questi sono stati tolti per andare a compensare le altre voci. Poi abbiamo al capitolo 143/0 una maggiore spesa di 21.000 euro. Questo è legato alla maggiore entrata del capitolo iniziale di 80.000 che abbiamo visto sull'ICI, perché abbiamo la maggiore spesa per la maggiore entrata della riscossione, per la riscossione coattiva, quindi questo è legato alla voce in entrata che abbiamo visto prima. Poi scusa Nadia, sono le spese relative, esatto, a un peso del gestore. Sì. Le spese in questo caso che ci mette fuori l'Agenzia delle Entrate, perché questa quota era ancora alla vecchia era ancora l'Agenzia del Recupero. Esatto, sì, esatto, allora. Sandro. Poi 146/0, trasferimento per alimentazione Fondo Solidarietà Comunale. Questa è la minore entrata rispetto al taglio della spending review, che noi ipotizzavamo essere più alta, invece è ancora in corso di definizione. Al momento è abbiamo tolto questi 50.000 euro, esatto. Poi altre voci di personale al 174/0, che sono il vestiario per la polizia locale, 5.000 euro. Poi abbiamo una voce legata alle utenze, manutenzione ordinaria museo al 306/1 di 1.000 euro. Abbiamo poi 2.000 euro che vanno sull'organizzazione della festa cittadina, prestazioni di servizio, questo è per l'acquisto dei New Jersey. Poi abbiamo ancora 12.200 che al capitolo 335/9, questi sono per l'acquisto della tensostruttura, che per il noleggio, sì, noleggio della tensostruttura che verrà posizionata all'oratorio maschile per le associazioni che non potranno utilizzare, chiaramente perché oggetto di lavori, non mi viene la via adesso. In via Pastore. In via Pastore, ecco, esatto, il fatto che non si possa utilizzare la via Pastore, quindi le feste, diciamo, che solitamente in questo periodo si facevano lì, verranno spostate sotto questa tensostruttura all'oratorio maschile. Scusa Nadia, una domanda velocissima. Sì? La prenimica sarà fatta anche in via all'oratorio? Sì, sì. Ok, grazie. Prego. Poi 368/1, abbiamo sempre voci di personale, togliamo la spesa perché va a compensare le altre voci invece di personale che abbiamo visto in crescita. Poi questa voce che togliamo dai 10.000 che togliamo dal 368/1 vanno sul 368/3, cioè togliamo la spesa di personale che ipotizzavamo, in realtà non si è realizzata in questo momento, e lo spostiamo invece sul fondo della produttività, quindi vedete la stessa cifra, 10.000 euro. Quindi è una riquadratura del capitolo del personale che va poi sul fondo. Poi il 370/2 abbiamo la minore spesa per gli incarichi dell'urbanistica, poi al 513/9 abbiamo una maggiore spesa per il funzionamento asilo nido, e qua c'è dentro anche l'incarico per la coordinatrice che è andata a sostituire la vecchia coordinatrice che è andata in pensione e fino a dicembre al momento, quindi abbiamo integrato questo capitolo con questa spesa. Poi abbiamo al 520 l'aumento dei 5.000 che abbiamo visto in entrata sulla misura 6, che abbiamo messo appunto sul capitolo dei minori. L'entrata era al capitolo 56. Abbiamo una maggiore spesa su utenze e canoni. Scusa, quanti sono al momento? I minori in comunità? Non mi ricordo, Paola. Te lo faccio dire, me lo segno e te lo faccio mandare dalla Eta. Grazie. Sì. Bambini, un attimo che lo segno. Ok, quindi dicevamo aumento utenze e canoni per la gestione di parchi e giardini 7,5 al 539, poi abbiamo al 582 la maggiore spesa di 10.000 euro
e questo è il rimpiego della maggiore entrata del capitolo 32/18. Abbiamo 1500 euro su iniziative politiche giovanili su 595. E poi che progettualità è? Non lo so, devo chiedere a Carola. Te lo faccio mandare sempre anche da lei. Grazie. Allora me lo segno, così mando un'unica mail, tanto è sempre di Enza. Poi abbiamo al capitolo 604/0 abbiamo l'aumento di spesa sempre per la maggiore entrata del 32/18 e siamo invece andati a togliere 6 e 4 che sono andati sul capitolo 513/9 che vi ho detto prima del nido che invece abbiamo aumentato. Quindi vedete la maggiore entrata, scusate, la maggiore spesa e la minore spesa per quel motivo, quindi abbiamo compensato. Poi abbiamo tolto dal capitolo delle pari opportunità la spesa di 2,5, abbiamo poi aumentato invece il capitolo 615/2, 11.000 euro la manutenzione delle strade, quella ordinaria questa è, sì. Poi abbiamo tolto 20.000 euro dal capitolo della rimozione della neve, dall'abitato, abbiamo ridotto di 10.000 euro le spese per la pubblica illuminazione, abbiamo riquadrato il capitolo della manutenzione straordinaria di 5.000 euro in negativo come spesa, abbiamo poi il reimpiego dei fondi... Scusa Nadia, perché avete abbassato... La pubblica illuminazione, che comunque ci sono delle linee che ancora oggi avrebbero bisogno invece di avere... No, ma questo capitolo riguarda il consumo. Nel senso che... Ci regoliamo con l'andamento delle bollette rispetto al previsionale. Con l'andamento delle bollette, esatto. Ok. Cioè nel previsionale rispetto alle prime bollette dell'anno avevamo ipotizzato una spesa maggiore, quindi adesso piano piano invece ci rendiamo conto che possiamo iniziare a togliere. E quando arrivano le bollette, perché lo scopri lì e quindi adeguiamo il capitolo. Monitoriamo e riusciamo a togliere. Magari probabilmente a settembre riusciremo a togliere ancora qualcosa, penso, se non ci sia... Allora, poi dicevamo a 731/3 abbiamo il reimpiego di quei fondi della transizione digitale di 123.196. Questo vuol dire che lo Stato non ci ha liquidato nel 23, quindi noi abbiamo spostato sia l'entrata che la spesa nel 24, questo è il senso. Ed è la stessa cosa anche per i capitoli successivi che riguardano le diverse voci del PNRR, sempre della transizione digitale. Poi abbiamo il reimpiego fondi del Move On che vi dicevo prima di 10.000 euro per gli stalli per le biciclette, poi abbiamo la manutenzione straordinaria degli stabili, anche questa è una riquadratura a 751/1 di 55.000 euro. Gli stabili in questo caso riguardano... Nel senso che la spesa più grossa sarà la sistemazione... Riguardano le strutture abitative o no, riguardano gli stabili del comune, ma nel caso specifico deve essere riadeguato una parte della vecchia scuola materna di Rovera per poter spostare l'archivio in previsione dei lavori che saranno fatti del polo. Poi, quando verrà fatto, scusami, questo trasloco? E adesso facciamo la variazione e poi l'ufficio tecnico deve predisporre l'attività. Cioè nel giro di pochi giorni, c'è una cosa prevista a breve, questo volevo capire. Sì, nel senso che verrà fatta per poter poi farlo, cioè nel senso, penso che prima lo faranno comunque a ridosso della produzione della variazione perché deve essere pronto per essere spostato per l'inizio poi dei lavori. Poi abbiamo la riqualificazione, anche queste voci sono i soliti lavori del PNRR che essendo rendicontazione spostiamo una quota nel 24 perché chiaramente i lavori proseguono e mano a mano poi
viene impegnata la parte appunto che viene stanziata, per cui abbiamo su Via Pastore 129.844 di spesa, poi abbiamo sul Parco Primo Maggio i 40.471, chiaramente che vengono spostati nel 24. Poi abbiamo il 1500 che dicevamo prima di Via Rimembranze, poi abbiamo al 958/3 l'intervento sulle delle rotonde di 346.920 in spesa, e poi abbiamo una diminuzione della manutenzione straordinaria della segnaletica di 4.000 euro. C'è qualcosa da mettere anche sul 25, Filo? Sì. Vuoi dire tu? Allora, sul 25 e sul 26 ci sono pochi movimenti che riguardano comunque riguarda i canoni per le manutenzioni che deve fare l'ufficio tecnico, quindi abbiamo aumentato il capitolo delle utenze, canoni per le palestre, quelle per parchi e giardini, per le palestre 500 euro, per i parchi e giardini 7.500, e in questo momento siamo andati a ridurre la neve, quindi sia il 24 che il 26. Il 26. Ma utenze intese come gas, corrente, non utenze che pagano? No, ci sono il canone che devono pagare per la manutenzione delle attrezzature, delle le strutture che ci sono nei parchi e giardini, cioè per quanto riguarda la palestra, sono forse il discorso dei cesti, del basket. E nei parchi e giardini le varie strutture che ci sono, che hanno bisogno dei giochi, sì. Cioè, quindi un aumento, nel senso che gli andremo a chiedere più soldi? Stanno prevedendo di fare nel senso che stanno prevedendo per più anni di dare l'incarico per fare queste revisioni delle attrezzature. Ma che devono pagare le associazioni stesse? Questo non ho capito. No, paghiamo noi, è il comune che interviene. Ok, grazie. Ci sono altre domande sulla variazione? Se non ci sono altre domande, io vi darei anche una comunicazione che porteremo in Consiglio Comunale, perché è la solita cassa, comunicazione alle variazioni di cassa, che fa riferimento alla precedente competenza che abbiamo già visto. Sì, e poi come l'altra volta vi dicevo, c'è qualche capitolo in più che abbiamo sistemato della cassa, perché è legato al bilancio, al fatto che abbiamo provato il bilancio prima e quindi di finire l'anno, quindi alcuni interventi che sono stati approvati dopo l'approvazione del bilancio non avevano, cioè, e che abbiamo pagato quest'anno all'inizio dell'anno, non avevano la disponibilità di cassa, quindi siamo andati a rimuovarli, ma niente di che. La porteremo chiaramente in consiglio nelle comunicazioni. Va bene, allora passerei al punto numero 3 della commissione, che è recupero dei vani locali seminterrati esistenti, legge regionale numero 7/2017, dei vani e piani terra esistenti, legge regionale numero 18/2019, aggiornamento. Do la parola a Jacopo. Io. Grazie Nadia, buonasera a tutti. Allora, l'argomento è ben citato dal titolo del punto. In pratica, come prima faceva riferimento anche l'architetto Campoleoni, voi sapete perfettamente che nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il documento per il rischio idraulico. Il documento per il rischio idraulico, che era un aggiornamento di un documento già presente, è andato ad individuare delle zone che sono appunto potenzialmente soggette a eventuali allagamenti, e quindi di conseguenza la normativa prevede che in queste stesse zone sia vietato il recupero a fini abitativi, ovviamente, dei piani interrati o dei piani seminterrati. Quindi se avete visto i documenti della commissione, sono segnalate quelle che sono le aree all'interno delle quali non è più possibile recuperare a fini abitativi i piani terra e i piani interrati, laddove fosse
prima possibile e quindi di conseguenza è una, tra virgolette, presa d'atto tecnica di quello che era un documento tecnico come il rischio idraulico. Io, se avete domande, provo a rispondervi, se ci sono cose a cui non sono in grado di rispondervi in questo momento rimando poi eventualmente al Consiglio Comunale. Però ripeto, le carte sono state inviate ai commissari della Commissione Territorio ed è proprio un'individuazione di quelle che sono le aree soggette a maggior rischio, sono individuate le aree di rispetto di fatto dove corrono i corsi d'acqua e poi sono individuate alcune zone che per la conformazione particolare del terreno, che magari è a valle di un pendio, oppure sono magari strutture, mi viene in mente perché c'è all'interno delle carte che sono state inviate, è individuato ad esempio il parcheggio di Via Bari 167, che per la sua conformazione, appunto essendo a valle di una discesa, è un luogo che è a rischio inondazione laddove ci fossero fenomeni particolarmente intensi, quindi in quegli specifici luoghi, per evitare rischi all'incolumità delle persone, non è possibile recuperare, ripeto, a fini abitativi vani interrati o seminterrati, questo proprio onde evitare che ci siano rischi per l'incolumità pubblica. Scusa Jacopo, le tavole quindi A e B che sono allegate, nella A dove si vedono diciamo la parte azzurra relativa ai corsi d'acqua, giusto? Sì. Ecco, volevo capire quelle zone evidenziate in verde, cosa significano? Quelle zone evidenziate in verde sono quelli fatto... sono quelle aree soggette ad allagamento urbano. Perché dicevi prima, per la esatto. Che possono essere soggette eventuali per la conformazione. Quella a cui facevo riferimento, ad esempio, se stai vedendo, adesso aspetta un secondo che provo a condividerti lo schermo che... No, ma ce l'ho. In realtà io dovrei... Sì, lo volevo condividere un secondo per gli altri in maniera che almeno sapessero. Se ce l'avete è meglio, perché sono con il computer nuovo e dovrei fare tutto un giro e riavviare il programma per condividere. Comunque, nello specifico, se appunto adesso ho perso il file, se guardi l'area 10 è quella a cui facevo riferimento, quello è il parcheggio di Via Bari, perché quella che gli corre sopra è Via Milano e quello è il parcheggio di Via Bari. Le aree 3 e 4, ad esempio, sono le aree della Novella, che vengono anche quelle a valle di un pendio, quindi sono aree che sono fuori da quelli che sono i tracciati dei corsi d'acqua, ma che sono a rischio per la conformazione del territorio. Ecco, quelle più centrali, il 2, 6, l'8 e poi c'è il 10 che hai detto. Sì. Ok, poi l'altro è l'11, quello più allungato. Il 6 è il pratone alle spalle della Casa del Popolo a Gurone, quella è via Colombo. L'8 è una parte della 167 di Santa Rita, credo che sia posteriore a Santa Rita. L'appallamento dove ci sono i... Sì, esatto. E poi che altro numero mi hai chiesto, scusami? No, l'altro lì, vabbè, quello allungato, cos'è? L'11, sì. E l'11 è sempre una zona, della 167. Quindi probabilmente quello per conformazione, magari lì sotto ci sono delle cantine o altro, ma per conformazione quelle non possono essere recuperate a fini abitativi. Adesso non so esattamente quello. Penso che siano i garage quelli, Sì, i garage. Dove c'è la discesa con a lato tutta la linea del... Ma invece il 5 dove hanno appena costruito è il prato quello dove c'erano i tigli una volta? No, il 5 no. È dove c'è, adesso sono sincero non mi ricordo se c'è ancora, comunque è la zona delle scuole medie. Quella dove, esatto, che è a fianco alla ferrovia. Praticamente quella striscia che c'è sopra il numero 5, quel passaggio che passa sopra la ferrovia, è il Ponte Azzurro.
via acquedotto e poi via Sauro e l'altra non mi ricordo come si chiama, è il pratone che c'è fra via acquedotto e via Sauro. Cioè. Che si allaga? E a quanto pare dai modelli, io non sono un ingegnere idraulico, però questo è quello che dice il modello. Probabilmente è un punto di sfogo della zona di Rovera e di via Lazzari. No, via Lazzari no, perché in realtà è dall'altra parte, però non mi ricordo. Sì, no, è via Lazzari quella in realtà, perché dall'altra parte della strada c'è via Lazzari, quindi probabilmente è un'area che è soggetta per quello. Okay. Ok. Ecco, invece nella tavola B, che sono evidenziate, diciamo, le zone in viola, per quale motivo sono quelle di espansione, cioè rispetto alla tavola A? Perché l'evidenziazione in viola, cosa vuole significare? Ma adesso stavo cercando di capire la leggenda del... Perché purtroppo la questo leggenda... recupero parla di aree a rischio idraulico connesse al reticolo idrografico. Io non so se in questo momento la tavola A sia quella vecchia, e la tavola B sia quella con i nuovi inserimenti. Credo che una sia 2017 e una 2019, però. Perché vedo praticamente sia le zone, diciamo, centrali, quindi non direttamente attigue a corsi d'acqua o che comunque possono avere una diretta. Sì, comunque la differenza, Sandro, è che la tavola A è l'esclusione per la legge regionale 7 del 2017 dei locali seminterrati. Okay. Mentre la tavola B è la legge regionale 18 del 2019 ed è l'esclusione dei piani terra. Yeah. Sono due separati, nel senso che ci sono delle zone in cui non è possibile recuperare nemmeno i piani terra. Mm-hmm. Okay, la differenza è quella, uno è il riferimento ai piani seminterrati e l'altro ai piani terra, ma sostanzialmente si sovrappongono le due. Mm-hmm. Sì, perché vedo poca... che dette della esclusione della legge regionale luglio 17 e della legge regionale 18-2019 sembra che siano sovrapponibili perfettamente. Sì, sono praticamente identiche, sì. Ma una è riferita, perché sono due diverse quelle che consentono di recuperare i piani seminterrati e i piani terra. Uh-huh. Quindi di conseguenza sono due tavole perché sono legate a quello. Ho capito, grazie. Niente. Se non c'è Paola, ma faccio io il se mi permetti, perché sei tu il presidente, se mi dai modo gestisco io come se fossi il presidente, però fare tu sì. No, Maior, prego. Minor Chesset. Ok, no, allora se non ci sono altre domande passiamo all'altro punto, che è il quarto. Lo prendo come un sì, battiamo come all'asta, 1, 2, 3, a posto. E l'altro punto, che è il punto 4, è testualmente, ve lo leggo perché non mi ricordo la dicitura precisa, però di fatto istanza di permesso di costruire convenzionato. Esatto, è un'istanza di permesso di costruire convenzionata su via Montello, le istanze di permesso di costruire convenzionate laddove sono convenzionate con l'ente devono passare dal giudizio del Consiglio Comunale e quindi essere analizzate precedentemente in Commissione Territorio. L'istanza riguarda la porzione di terreno che è stata recentemente recintata di fronte alla ex Villa Riva in via Montello. È stato presentato un piano di lottizzazione di quella zona e lo scomputo degli oneri ha portato alla richiesta da parte dell'ente della realizzazione di un marciapiede, della cessione dell'area di pertinenza di 2 metri all'interno del terreno, oltre che di fatto anche parzialmente della sede stradale, perché in questo momento l'area ha sotto la propria proprietà tutto fino alla linea di mezzeria della strada, il potenziamento dell'illuminazione pubblica, la realizzazione
gli archetti parapedoni nel punto rispetto al marciapiede che verrà realizzato, e la realizzazione di un dosso sempre lungo via Montello, che ha già avuto, adesso credo sia uscito perché lo hanno salutato prima, che ha già avuto un parere preventivo favorevole da parte della polizia locale. Quindi queste sono le richieste che l'amministrazione ha messo all'interno di questa convenzione, appunto a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Jacopo, lo scomputo dovrebbe ammontare ai 21.425,89, che sono i posti primari e secondari, quindi con potenziamento dell'illuminazione in via Montello e le opere stradali, marciapiede e quant'altro previsto, giusto? Sì, esatto. Per il corrispondente importo degli oneri di primari e secondari di urbanizzazione. Esattamente, esatto. Ok. Sì, è una prassi in uso, nel senso che all'amministrazione sicuramente introitare questa cifra di oneri non consentirebbe di realizzare quelle opere. L'operatore privato che sta già intervenendo su quell'area ha sicuramente dei vantaggi dal punto di vista economico rispetto alla presenza di mezzi, alla presenza di operai e quant'altro, che gli consentono di rimanere all'interno dei costi di questo tipo di attività. Poi, queste sono le inserzioni, sono le unità abitative che già sono realizzate proprio in fondo al prato, no, o sono nuove da realizzare? Quelle hanno una convenzione a parte, adesso ovviamente è tutto bloccato perché l'operatore è fallito ed è tutto all'asta, però quelle avevano una convenzione a sé stante che prevedeva l'arretramento, una parte di potenziamento anche lì dell'illuminazione pubblica e la realizzazione del percorso pedonale che è stato parzialmente realizzato e che sbuca in via Aprica. Avevano una convenzione sarebbe a sé quel stante mappale lì a destra, per intenderci, 3.954 come aspetta un secondo perché devo rivedere come proiezione spaziale, cioè ci stiamo spostando a sinistra verso... Io ho perso, Paola, scusami. Verso la via Bernasconi. Non ho capito esattamente dove sono posizionate queste unità abitative. Alle unità abitative, quelle di cui stiamo parlando in questo momento, di questa convenzione? Sì. No, nel senso che non sono quelle che ci sono già, sono nuove. Quindi ci stiamo spostando a sinistra verso la via Bernasconi? Giusto? Esatto, venendo da via Lazzari, venendo dalla residenza, ci sono le case della ditta che è fallita, che sono ferme. C'è la casa prefabbricata, c'è una striscia di terreno che in questo momento è vuota, che esprime una volumetria che è quantificabile in maniera spannometrica, simile a quella della casa prefabbricata che c'è di fianco, e poi oltre il giardino che è citato c'è questo terreno che è dove insisteranno queste costruzioni. Andando verso il terreno, io ho un ricordo che fosse vincolato, che fosse un terreno con un vincolo idrogeologico, ricordo male? Sì, nel senso che ha sopra una volumetria. Ma io mi ricordo che una volumetria, quindi c'erano è edificabile. I tigli perché si allagava. No, ci sono pioppeto. Un vincolo relativamente alla tubazione del fugasce che passa, per cui l'edificazione deve avvenire a una determinata distanza che è stata indicata anche nell'ambito della convenzione. Però è sul fondo, è dalla parte opposta rispetto a dove c'è via Montello del prato. C'è via Montello e dalla parte opposta entra da via andando Brenner, verso la statale, esatto, all'altezza di via Brenner, indicativamente. Quello è l'unico vincolo che c'è, la distanza dalla tubatura del fugasce che passa in parte anche lì. Che è quella fascia azzurra disegnata nella tavola? Sì? Sì, nel senso... Quella fascia azzurra è una banda di rispetto? Non so se tecnicamente la sovrappone, perché sono due cose diverse. Sono delle distanze, adesso non mi ricordo se sono 5 o 10 metri dal fugasce, però c'è una fascia di rispetto.
non penso che quella disegnata sulle tavole che abbiamo visto prima sia esattamente la fascia di rispetto, okay, perché sono due aspetti diversi. La fascia di rispetto è quadrata, nel senso che sono 5 metri a destra e a sinistra dalla linea centrale del tubo. Adesso non mi ricordo se sono 5 o sono 10, non prendere però calcolato il fatto che sono 5. 5, Sandro? Sì. Sì, ricordavo anch'io 5. Così chiesto, ma Paolo, 5 in totale, scusa, non 5 a destra, 5 a sinistra, almeno a vedere il disegno c'è 2,50 a destra e 2,50 a sinistra. E te l'ho detto, non me la ricordo la cifra precisa, se vuoi mi informo e te la faccio sapere settimana prossima. Adesso io ricordo la cifra 5, che perché sono 5 a destra, 5 a un pochino si accavalla 10. Quell'area di rispetto lì. Su un lotto si un pochino si accavalla. Su un lotto, sul lotto 5, si accavalla quella linea lì azzurra di rispetto. Sì, diciamo che ci sono dei tecnici comunali che le hanno visionati i documenti e quindi penso che abbiano fatto le loro considerazioni rispetto al fatto che siano posizionati in una maniera che sia consona al rispetto della normativa. Adesso sto cercando di guardare perché mai. Mi informo, ripeto, ma adesso tu dove l'hai vista questa cosa? Perché a noi i documenti della convenzione della sulla tavola non arrivano. Cioè sia tavola B che tavola C aggiornata. Cioè sono domande tecniche in una commissione tecnica, visto che non è il mio mestiere, cioè non è che sto chiedendo chissà che. Sì, ma non è neanche il mio. Se hai possibilità, tu hai possibilità di condividere lo schermo? Se ti do la possibilità, se posso vedere la tavola, provo a risponderti, perché a noi assessori non mandano i documenti perché non siamo membri delle commissioni, tecnicamente. Quindi, se mi fai vedere a che cosa ti stai riferendo... Sì, al momento non ho la possibilità di condividere. Adesso dovresti averla, prova. Aspetta, devo aprire le impostazioni di sistema, aspetta. Questo è Meet? Go to Webinar? Questo no, aspetta, Go to Web. Oh, madonna, la password. Quella del computer, quella, è facile. Mi dice esci e riapri. Provo? Al massimo si... prova, sì, se no... Male che vada... Sì. È andata male. Il male che vada era il male. C'è qualcuno che ha qualche altra domanda, intanto che attendiamo la risurrezione di Paola? Ok. Cosa, Jacopo, quel pezzettino di ciclo pedonale che hai citato sopra, perché c'è in previsione di allargarla, cioè di ampliarla tutta via Montello? Il pezzo di ciclo pedonale. Sì, allora, diciamo che in questo momento noi siamo in una condizione dentro la quale con il PGT vigente non abbiamo possibilità di andare a forzare gli espropri dei terreni per gli allargamenti stradali in quella specifica area. Quindi questo è un primo pezzettino. Le altre proprietà, a partire da quella successiva che in questo momento è recintata, hanno mostrato un interesse rispetto al fatto, laddove ci sia la possibilità da parte dell'ente di cedere i loro terreni. Le due realtà che sono già costruite, quindi la casa prefabbricata e le case che in questo momento, il cantiere che in questo momento è fermo, sono già rimaste indietro rispetto ai 2 metri che sono previsti dalla normativa, perché nel momento in cui si è dato il permesso di costruire entrambe sono state fatte arretrare. L'obiettivo finale è quello appunto di riuscire ad arrivare ad avere la realizzazione attraverso degli espropri e attraverso il fatto di inserire all'interno del piano delle opere pubbliche del marciapiede su tutta la via. Non è un procedimento velocissimo, però è un procedimento che è nelle intenzioni e secondo me deve essere nelle intenzioni, perché quella strada è una strada che è molto trafficata sia dalle macchine che dai pedoni e anche dalle biciclette, e quindi è bene mettere in sicurezza anche gli utenti deboli della strada, questo sicuramente. Già, è un primo passo verso un futuro.
L'obiettivo è quello in realtà. Noi abbiamo avuto delle interlocuzioni quando ci sono venuti a proporre questo tipo di attività, abbiamo avuto delle interlocuzioni anche con gli altri proprietari e spiegando quali erano le volontà dell'amministrazione. In questo momento il problema vero è che l'amministrazione non può andare ad investire dei soldi perché non ha uno strumento pianificatorio che gli consente di farlo. Nel momento in cui ci sarà uno strumento pianificatorio che consentirà di farlo, l'obiettivo ovviamente è quello di intervenire. Questo Paolo, adesso ho capito qual è il riferimento, vedo la tavola che hai predisposto. Ora io non so se questa sia una tavola definitiva e sia già stato dato il permesso di costruire definitivo, faccio presente agli uffici che c'è questa sovrapposizione parziale di questa unità abitativa con quella che sembra essere la fascia di rispetto e poi ti faccio sapere qual è la risposta da parte dell'ufficio. Ok, grazie. Se non c'è altro, io non so se ci sono altri punti, sicuramente sono finiti i miei. Così c'erano le varie... Ci sono solo le varie ed eventuali? Yeah. Ok. Qualcuno ha varie ed eventuali, appunto? Sì, ciao, scusa Jacopo. Sì. Ciao, sì. Scusa, sono Sebastiano, guarda mia. Volevo chiederti... Stavo cercando di individuarti nello scacchiere. Vai. No, volevo chiederti, era una mia curiosità, ma perché ne sento parlare anche da altri cittadini. Per quanto riguarda l'angolo... Di via Bai che costeggia via Generale Ravina, per intenderci dove c'è la locandina del Crichetto, se non sbaglio, no? Ok. Sono stati fatti dei lavori di abbellimento, sistemazione della piazza. Esatto, ma sono stati a carico del comune o qualche privato? No. Non è un privato, in realtà è la cooperativa edile e hanno fatto tutto a spese loro. Il comune non ha speso un centesimo. Anzi, tra l'altro, mi permetto, sì, cioè, colgo l'occasione che l'hai detto anche per ringraziare il presidente che è Emilio Frascoli, che è venuto incontro ad alcune esigenze del comune, nel senso che avevano praticamente terminato i lavori, c'erano alcune piccolezze che andavano sistemate, tra cui la possibilità di creare uno spazio più ampio per l'incrocio di due carrozzine, il fatto che nell'ultimo punto finale il marciapiede fosse di 88 cm anziché dei 90 che prevede la normativa per il passaggio delle carrozzine, e loro sono intervenuti nonostante avessero praticamente chiuso il cantiere per sistemare queste due cose e sono venuti incontro alle necessità dell'amministrazione. Comunque l'amministrazione non ha investito neanche un euro su quell'altra, sono tutti soldi della cooperativa edile. Ok, grazie. Niente. Paola, devi aprire... Non è la cooperativa edile, è la casa del popolo di Curone. Okay. Sì, esatto. Scusa Gigi, che lui è un membro. Vabbè, ringraziamo anche la cooperativa edile, anche se non ha fatto niente. Vabbè, è un periodo prima c'era la scuola edile. Okay. Ecco cosa mi ha confuso. Ti ho buttato io, salvagente. Grazie, gentilissimo. Comunque, va bene, Paola... Scusa se mi permetto di darti degli ordini, ma non vuole essere un ordine, però devi dichiarare chiusa la commissione, questo puoi farlo solo tu. Dicendo orario... 22:34 e la commissione congiunta bilancio e territorio è terminata. Grazie a tutti i partecipanti, sì. Grazie a chi ha tenuto le redini della serata al posto mio. Grazie ai tecnici, grazie alla parte politica. Buona serata a tutti. Grazie. Buonanotte. Buona serata a tutti. Ciao.